Signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere qualcosa che mi sta molto scioccante, perché il titolo già la dice lunga, ragazzi. Come uscire dalla friendzone, ok? Il titolo sarà magari leggermente diverso, ma fidatevi, guardiamo questa storia, perché secondo me è un po' strana, un po' particolare, un po' bella. Dire il segreto, chiaramente. Nostro papà, nostro figlio, nostro zio. Mettiamo like, partiamo. Prima vi ricordo che sono al Comic Con di Bergamo, ragazzi, il 24 e il 25. Se per caso, se dico se per caso, se per pura casualità dovesse trovarvi là, andiamo, dai. Ero sul tappetino di Twister e guardavo in cagnesco. Ah, parte così? Ero sul tappetino di Twister e guardavo in cagnesco il mio avversario. In cagnesco? Guardavi in cagnesco? Ok. Chiaramente non meritava una ragazza come Emily. Ah, oddio, adesso fa una gara per la tipa. No, zio, ma perché? Ma le perché ragazze bellissime si innamorano soltanto dei ragazzacci. Non puoi. Questo me lo sono sempre chiesto anch'io. Devo permettere che soffrisse. Così ho fatto la cosa più coraggiosa che potessi fare. Ciao. Aia. Gli ha messo le mani addosso? Gli ha alzato le mani? Ok, vediamo. Ciao, com'è che ti chiami? Mi chiamo Arthur e ho... Arthur, bel nome. 16 anni. Ragazzi, 16 scommetto anni, che okay. Tutti voi siete finiti in questa situazione. Ci tipo? Provate con una ragazza per diverso tempo. Vai, fatica tua, dai. Accontentate tutti i suoi capricci a qualsiasi ora del giorno e della notte. Accantonate i vostri hobby per lei e lei vi vede soltanto come degli amici. Sì. A me è successo proprio questo. Ok. Ma per fortuna io sono riuscita a uscire dalla friendzone. Aia, davvero? Il nostro eroe, ragazzi. Per come ho fatto, allora iscrivetevi al canale. Già iscritto a questo canale, ragazzi. Piuttosto voi iscrivetevi. Ascoltate la mia storia. Vabbè. Per Emily è stato amore a prima vista. Mi sono innamorato di lei il giorno in cui è stata trasferita nella mia classe. Sempre vestita uguale lei, comunque. Non so chi mi somiglia. A quei tempi, 2 anni fa, ho fatto un grosso errore. Ho deciso di stringere amicizia con la nuova arrivata e non le ho confessato i miei sentimenti per diverso tempo. Classico, comprensibile d'altronde. Quando le venivano le vesciche, dopo aver indossato delle scarpe alla moda, correvo dall'altra parte della città solamente per portarle le pantofole. Come? Andava in giro in pantofole sta cristiana, vabbè. Un po', allora... Un po' sottone il ragazzo, eh. Uscivo di casa di notte per vederla dopo le feste. Sì, un po' sottone. Se lei non ricambia, un po' sottone. Anche se i miei genitori non me lo permettevano. E quando Emily aveva qualche problema a scuola, le passavo le risposte delle verifiche. Poteva prendere dei buoni voti. Secondo me, sì, sono uno schiavo. Poi vediamo. Ma non le volevo dire neanche una parola riguardo ai miei sentimenti. Ecco perché Emily pensava che i miei fossero gesti da amico. Non penso, dai, cioè, allora o lo sapeva e se ne stava sbattendo le balle perché gli andava bene così, oppure è stupida. Nel frattempo, io stavo iniziando a impazzire e odiavo me stesso per essere così indeciso. Dopo 2 anni io e Emily eravamo solo amici, ma... 2 anni? Ma come? Un giorno, il destino mi ha dato l'opportunità di sistemare le cose. No, dai, questo è stato in silenzio per 2 anni. Avete idea di cosa significhi, raga? Emily mi ha chiesto di incontrarci al bar, quella sera. Ero molto sorpreso, perché non mi aveva mai invitato da nessuna parte. Madonna. Poi ho pensato che fosse arrivato il momento di dirle tutto. Oh mio Dio, 2 anni però. Quella era la mia occasione per confessarle i miei sentimenti. Ok, quindi... secondo me... vabbè, dai, no, questo è un po' cringe. Ho usato i miei vestiti migliori, ho comprato un... Dei siti migliori, sembri un evidenziatore, zio, non ti offendere. Enorme mazzo di rose rosse e sono andato al bar. Ho aperto la porta con mani tremanti e ho visto Emily. Ma com'è vestita? Si sta andando a sposare. Quel giorno era ancora più bella del solito. È solo vestita in modo diverso. Indossava un vestito bianco e portava un fiore tra i capelli. Oh mio Dio. Sono avvicinato al tavolo, timidamente, tenendo il bouquet dietro alla schiena. Quando... Oh mio Dio. Ho visto un tipo andare verso di lei e... E qua è chisto. Abbracciarla. Non me lo aspettavo per niente. Mi sono immobilizzato in mezzo al bar e stavo per andarmene. Wow. Però lei l'ha visto. Gli fa, ma dove che stai andando? Vieni qua un attimo, la raccamo. Ma Emily mi aveva già visto. Beh, non ho potuto fare altro che raggiungerla a tavolo. Ho capito che non avrei dovuto accettare il suo invito quando Emily mi ha presentato con gioia il suo nuovo ragazzo. Non dico nulla perché poi mi faccio bannare da YouTube. Gregory, avrei... Cioè, dopo due anni, finalmente trova il coraggio di dirgli tutto e questa gli presenta il ragazzo. Ma lei, allora, o è stronzo oppure è semplicemente scema, perché tu non puoi non capire una roba del genere in 2 anni. Avrei voluto scomparire. Madonna. Lei continuava a riempirlo di complimenti e a sorridergli. Ero furioso. Capivo proprio perché Gregory fosse meglio di me. Beh, oddio, questa è una domanda un po' stupida, amico mio, quella da porsi, però vabbè. Cose sono peggiorate quando la mia amica si è accorta dei fiori che stavo nascondendo dietro alla schiena. Oh mio Dio, adesso ragazzi succede qualcosa di incredibile, secondo me si piglia una pugna. Per chi sono quei fiori? Ha chiesto, incuriosita.
Avevo la mente sovraffollata da diverse risposte possibili, ma... Oddio mio, ti prego. Ora si vede che qualcuno è morto, tipo, io stavo portando al cimitero, ti immagino. Ma per qualche motivo ho detto, sono per la mia ragazza. Una ragazza. Cosa? Ragazza, che idiota. Emily è improvvisamente arrossita e in me si è accesa una speranza. Emily, c'è un problema. Le corna non dovresti farle, quindi dovevi pensarci un po' prima. Magari la bugia l'aveva ingelosita e potevo sfruttare la situazione a mio favore. Ma sì, il problema è che devi trovartela una ragazza. Mi sono sbagliato di nuovo. Qualche minuto dopo, Emily stava ridendo alle battute del suo ragazzo, come se si fosse dimenticata di ciò che aveva appena detto. Tuttavia, Emily se ne è ricordata quando la serata si è conclusa. Ah, aia! Cosa gli dice? Presentamela? Madonna, ragazzi, che roba assurda. Mentre ce ne stavamo andando, ha proposto di organizzare un'uscita a 4 e di andare a casa sua. Io... Ora questo qua sicuro, marcatemi le mie parole, sicuro, chiama qualcuno, ok? Per fingere di essere la sua ragazza. Ora si trova qualcuno che si carina nella parte 100, mi ci gioco tutto. Seguente, io, la mia ragazza, Emily e Gregory. Ora vediamo, ora ci arriva, secondo me è così. Mi ha detto di chiamarla il giorno seguente e io ho accettato, senza avere altra scelta. Ma ovviamente... Ma potevi dirgli che ha un impegno, che è fuori casa, che è in vacanza, sei stupido. Niente, non avevo idea di dove avrei trovato una ragazza in così poco tempo. Oh mio Dio, più che altro vorrebbe dire illudere una persona per i tuoi scopi. Secondo me semplicemente paga qualcuno. Ecco perché... Cioè, o perlomeno chiede a qualcuno di aiutarlo. Sono tornata a casa di pessimo umore e ci ho pensato per tutta la notte. Non avevo idea di che cosa fare e stavo per arrendermi quando... Ecco. All'improvviso... Chi è? Chi è? Qualcuno ha suonato il campanello. Era la mia vicina di casa, Grace. Lol. Grace, benvenuta in famiglia. In piedi sulla soglia. Ha detto che da lì a qualche giorno sarebbe andata in vacanza per 2 settimane con i suoi genitori. E mi ha chiesto qua di occuparmi del loro cagnolino. Ora lui si occuperà del cagnolino, in cambio però lei deve fingere. A quanto pare avevo la fortuna dalla mia parte. Le ho chiesto un accordo. Io avrei convinto i miei genitori a ospitare il cane. Ve l'ho detto o non ve l'ho detto io? Ve l'ho detto o non ve l'ho detto? E lei, in cambio, avrebbe finto di essere la mia ragazza per una sera. Strano a dirsi, ma la mia vicina ha accettato subito e io... Olè, Pov, la tua vicina ha una crush su di te. Io sono andato a dormire tranquillo. Il mattino seguente mi sono fermato... Eccolo là, il cane. ...a casa di Grace per portare il suo cane a fare una passeggiata. Doveva abituarsi alla mia presenza prima di trasferirsi a casa mia per 2 settimane. Beh, assolutamente sì. Ma riguardo l'uscita 4, come siamo combinati? Dopo aver messo il guinzaglio a Jack, sono andato a fare una passeggiata nel mio quartiere. All'improvviso ho visto Gregory. Ero... Oh mio Dio. Non si prenderà una pugni, spero, vero? Sul punto di salutarlo, quando ho notato qualcosa che mi ha lasciato senza parole. Una ragazza... Eccolo qua. Perché lo sapevo? Perché lo sapevo? Perché lo sapevo? Perché lo sapevo? Pezzo di merda. Lo ha raggiunto e gli ha dato un bacio sulla guancia. Hanno iniziato a chiacchierare con dolcezza e io non riuscivo a credere. Mi fa ad avere gli occhi rossi? Cos'è, Dracula? E ai miei occhi. Doveva avere una bella faccia tosta per fingere di non avere una ragazza. Se devo... Devo essere sincero, in quel momento mi sentivo combattuto. Da una parte volevo subito dire tutto a Emily. Dopo averle dato una simile notizia avrei potuto avere un'occasione con lei. D'altra parte... Ma più che altro è giusto nei suoi confronti. Non volevo ferirla. Ma va a cagare! Ho fatto una foto alla coppia, per sicurezza. E sono tornato a casa. Avresti semplicemente dovuto dirglielo, perché in un qualche modo così sei complice, basta. Forse mi ero sbagliato e c'era una spiegazione plausibile a tutto ciò che avevo visto. Ma non penso. Ma non sono riuscito a liberarmi di quel pensiero. Così, quella sera, sono andato all'appuntamento di malumore. Ho rivolto a Greg... Wow, che genio del male che sei. Gregory un'occhiata sospettosa, ma chiaramente lui non ci ha fatto neanche caso. Ma sì, certo. Era così gentile con Emily che mi sono arrabbiato ancora di più. Schifoso. Non sapevo come fare. Ma veramente, che verme. Farmi notare dalla mia amica. Così ho iniziato a flirtare disperatamente con Grace. Oh mio Dio, io penso che questa Grace si piglierà una crush su di lui e alla fine ci proverà davvero. Devo ammetterlo, la mia vicina era bravissima nel suo ruolo. Secondo me le piace, basta. Continuava ad abbracciarmi, mi sussurrava delle frasi all'orecchio. Vedi, te l'ho detto, le piace, e basta. E mi ha pure imboccato con dei biscotti. Le piace. Sembravamo davvero una coppia di innamorati. Ma va, fai 2 più 2, brutto idiota. Nessuno avrebbe mai pensato che comportarmi in quel modo mi stesse richiedendo uno sforzo enorme. Ma più rimanevo lì, più mi risultava difficile nascondere la mia rabbia. A un certo punto Gregory mi ha accidentalmente urtato con il gomito e io gli ho urlato contro.
Oddio mio. Ragazzi, rissa. A causa di ciò, Emily se ne è subito uscita con qualcosa per abbassare la tensione. No, non mi interessa, spaccagli la faccia, uccidilo. A proposito di giocare a Twister, mi avrebbe aiutato ad avvicinarmi a lei, così ovviamente ho accettato. Ma cosa vuol dire? C'è la tua finta ragazza. Gregory doveva girare la lancetta per primo, mentre io, Grace ed Emily eravamo sul tappetino. Cos'è Twister? Devi tipo mettere le mani e le gambe in certi... esatto. Inizialmente il piano della mia amica ha funzionato. Il gioco era riuscito a calmarmi un pochino e avevo persino iniziato a divertirmi. Ok, va bene. Soprattutto quando le cose richiedevano di trovarmi faccia a faccia con Emily. Oh mio Dio. Ragazzi, la situazione secondo me sfuggirà di mano. Quando mi guardava non riuscivo a fare a meno di sorridere. Ecco. Visto? Te pareva. Quel momento è successa una cosa. La mia amica ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduta. Eccoci qua, perfetto. Ora arriva l'eroe, il principe azzurro, che l'aiuterà. Diventata l'arbitro della partita successiva. Ah, no, scherzavo. Non avevo intenzione di perdere. Così avrei potuto giocare di nuovo con Emily sul tappetino. Okay. Ma poi, mentre ero accovacciato in una posizione tremendamente scomoda, ho notato qualcosa di strano. Cioè? Gregory stava guardando Grace. Oh no, non è possibile. Si era piegata all'indietro per raggiungere i cerchi rossi. Eh? Mi sono arrabbiato ancora di più. Come faceva Emily a non accorgersene? Dopotutto il suo ragazzo stava chiaramente guardando un'altra ragazza. Ma... sì, effettivamente è vero, dipende come la stava guardando. Cioè, se la stava solo, gli ha dato solo un'occhiata, o se stava proprio facendo così, tipo, ehi zuccherino, capite? Cioè, capiamo. Ma Emily era così impegnata a girare la lancetta che non stava facendo caso a ciò che stava succedendo sul tappetino. Per me Emily sta benissimo con le corna in testa e le piace averle. Non potete immaginare quanto sia stato difficile trattenermi in quel momento. Eh beh, madonna. Non volevo più guardare Gregory e ho perso di proposito per diventare l'arbitro del turno seguente. Oddio, ragazzi, ora tipo gli demolisce tutte le partite senza motivo. Non avevo pensato che potesse farmi arrabbiare ancora di più. Dopo qualche mossa, Gregory ha iniziato a barare. L'ho visto mentre si sistemava sul cerchio di un colore sbagliato solo per avvicinarsi a Grace. Ma che... c'è la sua ragazza davanti! Ho deciso di ignorarlo, ma poi è successo qualcosa di inaspettato. Aspetta. Questa bastarda. Questa non ha un ragazzo, è una copertura. Hanno avuto entrambi la stessa idea. Quel tipo là, quel Gregory, non è il suo ragazzo davvero. E secondo me lei ha una crush sul protagonista, su Arthur, e sta cercando di testare, tra virgolette, i suoi sentimenti. Secondo me è così. Anche Emily ha deciso di barare. Il gioco per lei si era fatto duro, quindi, per semplificare le cose, aveva messo apposta le mani su dei cerchi di colore sbagliato. Non sono l'unico ad essersene accorto, anche... te l'ho detto! Gregory l'ha vista. È improvvisamente saltato in piedi e ha spinto Emily, che è caduta sul pavimento. Aveva superato il limite. Secondo me gliel'ha chiesto lui. Cioè, secondo me lei ha chiesto lui di spingerla. Secondo me hanno fatto tutto apposta per vedere come reagisce. Non mi sono mai arrabbiato così tanto in vita mia. Sicura. Che cosa stai facendo? È solo un gioco. Ho allontanato il quadrante con la lancetta e l'ho spinto. Poi non sono più riuscito a trattenermi. No, le ragazzi, emozioni che stavo reprimendo da due giorni sono esplose. Ragazzi, ora diventa Rosalia Abate. In piedi, sul tappetino da gioco, mi sono dimenticato della mia timidezza, delle mie paure e di tutto ciò che mi aveva impedito di mettere le cose in chiaro. Non mi sono frenato e ho detto che avevo visto Gregory baciare un'altra ragazza. Non è vero. Adesso scopriamo se è la verità o no. Vediamo come reagisce la tipa, quella Emily, che aveva fissato Grace per tutto il gioco. E ho confessato anche di aver stretto un accordo con la mia vicina di casa. Ma soprattutto ho parlato a Emily dei miei sentimenti davanti ai presenti. Le ho detto che avevo provato maldestramente a dimostrarle quanto io tenessi a lei e... ok, era un gioco tranquillo fino a pochi secondi fa. Il bro ha veramente droppato la peggio roba. E perché avevo in un secondo dato i fiori al bar. Quando ho finito mi sono sentito davvero sollevato. La rabbia è sparita e improvvisamente ho realizzato ciò che avevo appena fatto. Cioè? Ero nervoso ed ero pronto a litigare nel caso in cui Gregory avesse ribattuto, quando ho sentito una forte risata. Lui ed Emily stavano morendo dal ridere e Grace era in piedi in mezzo alla stanza, confusa. Infatti, non riusciva a capire... te l'ho detto che, come che dicevo io, che hanno stretto un accordo loro due e non sono davvero fidanzati per testare i suoi sentimenti. Tu sei un pollo. Tu sei un gallo, tu sei una gallina. Stesse succedendo. Tu sei un chicken. Per la prima volta non sapevo che cosa fare. Ma poi
Emily mi ha spiegato il motivo di tutte quelle risate. Le sue parole mi hanno scioccato. Vediamo, dillo. Emily provava qualcosa per me da diverso tempo. Ma vaffanculo. Non era riuscita a capire se io ricambiassi o meno. Dopotutto ero stato sempre gentile. Ma allora sei un idiota. Ma non ero mai andato oltre. Ecco perché aveva deciso di mettermi alla prova e aveva chiesto a suo cugino Gregory di fingere di essere il suo... ragazzo. Voleva farmi ingelosire, ma quando era andato al bar con i fiori per un'altra ragazza, era rimasta sconvolta. Emily si era sentita ferita, ma era impaziente di scoprire perché avessi preferito la sua rivale a lei. Quindi ci aveva invitati a un'uscita a quattro. Madonna santa. Cioè, si sono presi per il culo entrambi allo stesso modo, e questa è la cosa che mi fa ridere. Vedendo quando andavo d'accordo con Grace, Emily aveva proposto di giocare a Twister solo per essere gentile, anche se aveva deciso di chiudere con me, perché non voleva rimanerci troppo male. Vabbè, in quel caso sei proprio veramente bravo a non farti sgamare, ma sei proprio un idiota. Tuttavia, il gioco era riuscito a... Guarda, Arthur, io lascerei perdere, onestamente. Meglio Grace a sto punto. Sistemare le cose. Quella notizia mi ha stupito molto. Ero felice, ma mi sentivo anche in imbarazzo. Beh, sei un idiota. No, in realtà è più lei un idiota, effettivamente pensa. Perché, cioè, come fai a non capire quando una persona ti dedica certe attenzioni? Non hai un dubbio, in due anni, dai, su. Questa volta avrei colto la palla al balzo. Con voce stranamente sicura, ho chiesto a Emily di uscire e, come avrete immaginato, ha accettato. Mi sto un po' cringiando, non so perché, mi sto un po' cringiando. Abbiamo riso della nostra stupidità per tutta la sera e, a quanto pare, i nostri... Va bene, ma perché parli così? I finti fidanzati hanno imparato dai nostri errori. No, non è vero, ma... Donna, che urto. Gregory ha detto che la ragazza con cui l'avevo visto era una sua amica. A lui piaceva Grace, quindi l'ha accompagnata a casa. Porco due, ragazzi. E le ha chiesto di uscire. A quanto pare, la mia vicina avrebbe avuto qualcuno pronto ad aspettarla al suo ritorno. Dai, non è possibile. Dovete ammetterlo, è una storia divertente. Basta, non voglio sentire altro. Io posso solo sperare che questo video, per quanto strano, vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a farmelo sapere lasciando un pollicione in su. Sono al Comic Con di Bergamo, ragazzi, dopodomani, che è il 24 e anche il 25. E niente, ci vediamo al prossimo video.